Sono retta congiungente, due cariche più Q e meno Q, e le cariche sono diverse, e più Q è posto a sinistra di meno Q come nella figura, il potenziale elettrico complessivo del sistema si annulla in due punti A e B. Il punto A si trova tra le cariche a una distanza A dalla carica negativa, quindi questa, e il punto B invece a una distanza B a destra di quella negativa e ce la dà. Cioè non ce la dà, ci dice che è questa. Cioè A 10 e B è 30. Calcolo la distanza D fra le cariche. Ok, beh, qua bisogna sfruttare ovviamente i dati che ci dà il testo. E prima di tutto, intanto capiamo che sicuramente questa, abbiamo fatto ormai 10.000 volte, sta roba qui sarà D meno A. Quindi devo sfruttare il fatto che so che qua VA è uguale a 0 e anche qua VB è uguale a 0. Ok, quindi, ma perché mi serve B? Non serve. Ah, sì, certo che mi serve perché io non ho. Vabbè, iniziamo a farlo e vediamo se mi serve. Magari non lo sto vedendo adesso. Allora, io di sicuro posso dire che in A il potenziale deve essere 0. Quindi il potenziale in A sarà dato da K0 Q grande D meno A meno K0 Q piccolo A, e questo deve essere uguale a 0, cioè la somma dei potenziali. Da qui ricavo allora, ma io D ce l'ho? No. E da qui posso ricavarlo D, giusto? Ah, no, che non posso ricavarlo perché non so quanto vale Q e Q piccolo, che era questo che mi ero perso, cioè non so quanto vale. Ma allora mi conviene fare prima il rapporto fra i due, perché da qui il rapporto lo tiro fuori facile, perché avrò K0 ovviamente si cancella e avrò Q di meno A uguale a Q fratto A, e quindi ovviamente il rapporto che mi serve è Q. No, non posso trovarlo al rapporto, quindi fa bene a chiedermelo dopo. Ok? E allora devo usare l'altra informazione, che il potenziale in B è 0. E faccio ovviamente la stessa cosa, quindi K0 Q, questa volta è D più B, deve, meno Q0 Q a distanza B deve fare 0, e da qui ottengo una relazione simile, ovviamente col più fratto B. Ovviamente il rapporto fra le cariche rimane costante, quindi posso mettere uguali questi due e ottenere D meno A fratto A uguale a D più B fratto B, e quindi D è uguale a 2 AB fratto B meno A. Ok? Tutto questo mi permette di trovare D perché A e B ce li ho, ma se ho D posso trovare il rapporto fra le cariche, e conclude il problema. Ok, vediamo cosa ci viene detto qua. Nel vuoto considera due cariche 2Q e meno Q, e conosciamo il valore di Q, e sono separate da una distanza D. Calcola il valore del potenziale elettrico sul punto P dell'asse del segmento congiungente le cariche ad altezza H. Ora, quindi, è ovviamente a metà, e quindi qui, questa è l'altezza H. Ok, vabbè, questo è un problema geometrico fondamentalmente, perché devo calcolarmi, visto che è a metà, qua avrò due distanze R, che sono uguali, uso il teorema di Pitagora per trovare R, sarà H quadro più la metà di D al quadrato, e lo trovo. Nel punto P, allora il potenziale sarà ovviamente, ah, non posso fare due volte perché le cariche sono diverse, quindi sarà K0 meno Q fratto R più 2Q fratto R, e quindi K0 QR. Fine, fondamentalmente. Ah no, calcola il lavoro esterno che bisogna compiere per portare una carica Q grande dall'infinito al punto P,
senza che la carica acquisti energia cinetica. Quindi per montare questo sistema, 2Q meno Q è Q grande, quindi mettere qua Q grande. Vabbè, è il solito discorso, per farlo ragiono per portare dall'infinito a P, il lavoro sarà sempre Q per il potenziale in P, e quindi poi faccio il conto. Ok? Ok, vediamo cosa ci chiede dopo. Qua abbiamo un sistema composto così. Una carica puntiforme Q è posta nel vuoto. Considera la superficie equipotenziale sferica S centrata in Q di raggio R grande. Quindi questo. Quindi conosciamo Q e R grande. La condizione di zero del potenziale riguarda i punti posti a distanza definita da Q. Ok? Quindi abbiamo sempre messo il potenziale a zero all'infinito. Calcola i raggi R1 e R2 con R1 minore di R2 delle due superfici equipotenziali S1 e S2, tali che la differenza di potenziale tra S1 e S2 sia uguale alla differenza di potenziale tra S e S2 e pari a delta V. Cioè, in poche parole, lui mi sta dicendo: guarda che se fai tra S, esatto, se fai la differenza di potenziale fra S e S2, visto che sono superfici equipotenziali, questo valore è 10 volt. Ok? Lui invece ci sta chiedendo in particolare VS, giusto? VS1 meno VS2, se ho capito bene. No, ci sta chiedendo i raggi, in modo che... Esatto, ci sta chiedendo i raggi. In modo che queste superfici equipotenziali S1 e S2 diano questa condizione, cioè il fatto che VS meno VS2 faccia 10 volt e che questa sia anche uguale tra VS1 meno VS, ok, questo è quello che ci sta chiedendo di fatto. Ok, e quindi da qui dobbiamo tirare fuori i raggi. Beh, la cosa migliore è scrivere quello che succede. Quindi abbiamo detto VS1 meno VS. Qua abbiamo tutta simmetria sferica, quindi VS1 sarà vabbè, sempre K0 Q VS1 R1, che è una delle cose che ci chiede, meno K0 Q, e di questo invece conosciamo il raggio perché è S. Ok. Beh, faccio lo stesso, scrivo VS meno VS2 e quindi avrò K0 QR meno K0 QR2. Stessa cosa. Giusto? Ora, tutte e due sono uguali a delta V, che è quello di 10 volt, giusto? Beh, quindi le posso porre uguali, però attenzione, se le pongo uguali... Ah no, quindi è una stupidata. Perché adesso, scusate, se io... Basta girare la formula, sembrava la stessa cosa. Questo ce l'ho, qui ricavo R1. Giusto? Così facile? Sì, a quanto pare sì. Sì, quindi è stessa cosa anche qua sotto. Vi girate la formula e vi ricavate R2. 35. Allora, considera un piano infinito di carica nel vuoto, con una densità superficiale di carica. Quindi abbiamo la densità superficiale di carica sigma. Dimostra che le superfici equipotenziali del sistema sono piani paralleli al piano infinito di carica. Okay? La differenza di potenziale... Vabbè, vediamo se fare il primo punto. Allora, quindi, per farlo posso intanto disegnare un altro piano parallelo. Ok? E il ragionamento... Qual è? Perché io devo provare che le superfici equipotenziali sono tutti piani paralleli. Ok?
Quindi posso prendere ad esempio A e B che appartengono a questo piano, no? Che è parallelo sicuramente a questo. Ora, se io prendo una carica qualsiasi e la sposto da B ad A, ok? E chiaramente questo spostamento, l'ho già fatto in classe questo discorso, è per forza perpendicolare al campo elettrico generato da questa. Da questa lastra, diciamo, no? Ok. Ma se allora avete un campo elettrico, la forza è QE, giusto? Quindi avete una forza che sta agendo su questa carica, ma forza e questo spostamento sono perpendicolari e quindi di conseguenza il lavoro è nullo, ma se il lavoro è nullo, essendo uguale a meno delta U e quindi a meno Q per delta V, chiaramente anche il la differenza di potenziale è 0, ma se la differenza di potenziale fra A e B è 0, allora questa è una superficie equipotenziale, anche perché A e B li ho presi a caso. La differenza di potenziale poi chiede tra due superfici equipotenziali distante D, 12 mm, 12 mm e 3,5 volt. Calcolo la densità superficiale dei carichi. Ok, questa è richiesta veramente standard perché noi sappiamo che il campo elettrico, che ho scritto qua prima disegnandolo, è questo, no? Noi sappiamo che vale questa relazione, o meglio, scriviamola quella che abbiamo visto in classe, cioè sappiamo che potenziale in questo caso è E per D, e di conseguenza, visto che a me interessa quanto vale la densità superficiale di carica, sostituisco, avrò sigma 2 epsilon 0 D, e quindi se voglio ricavare sigma avrò 2 epsilon 0 V fratto D. Ok? Poi questo qui invece è abbastanza lungo e ci viene detta questa cosa. Una carica Q nel vuoto ha una distanza D dal centro di una sfera di raggio R. Considera la retta congiungente alla carica con il centro della sfera. A che distanza x dal centro della sfera, ok? Quindi questo, sulla retta deve essere posta una carica negativa meno Q', quindi questa, affinché il potenziale del sistema di due cariche, quindi meno Q' e Q, si annulli nei punti A e B. È molto simile a quello che abbiamo fatto prima, è solo un po' lungo. Allora, intanto ragioniamo. Voglio che in A e B, in A e B il potenziale sia 0. E quindi scriviamo questa cosa. L'abbiamo già fatto un po' di volte. Abbiamo questa distanza D, il raggio R. Se ci pensate, VA varrà K0Q D meno R meno K0Q primo. Adesso è il raggio meno x, giusto? E questo deve essere uguale a 0. VB invece varrà K0 Q D più R, giusto? Più R, sì, meno K0 Q' R più x. Ho scritto semplicemente i due potenziali, li ho posti uguali a 0. Perché l'ho fatto? Perché fondamentalmente così riesco a utilizzare i dati che ho, ma soprattutto utilizzo l'informazione che mi ha dato, no? Ok, perché io voglio trovare x in fin dei conti. Ok, quella x in cui mettere la carica negativa in modo che in A e in B sia 0. Quindi qua sto scrivendo la situazione che voglio che si realizzi, no? Quindi da qui posso semplificare K0 e quindi rimane che, cioè di fatto devo risolvere questo sistema. Qua posso isolare Q', K0 se ne va e quindi viene R-X sopra fratto D-R. Ok, il problema qui è R adesso. Questo qua, Q' lo sostituisco qui dentro, giusto? E quindi avrò
K0 lo semplifico. Q fratto D più R meno Q, perché ho sostituito, R meno X fratto D meno R, R più X uguale a 0. Quindi facciamo che sposto. No, cancello sopra. Tanto voi ce l'avete sul quaderno, no, o meglio, basta mandare dietro il video effettivamente. Quindi facciamo due conti, moltiplico tutto per il denominatore comune, avrò Q di meno R, R più X, meno Q R meno X per D più R uguale a 0. Quindi viene una cosa veramente comoda, per modo di dire, RD meno R quadro, che posso dividere tutto per Q, più DX meno XR meno RD, giusto? Sì, 1, 2, 3, 4 termini, ok? Ok, giusto, quindi più XD più RX meno R quadro uguale a 0. Da qui si cancellano un po' di cose. No, questo no, R quadro rimane, giusto? Sì. Rimane meno 2 R quadro più 2 di X uguale a 0. Oh, perfetto. Quindi ottengo che X è uguale a R quadro fratto D, che sono tutti i dati che abbiamo. E sostituite, dovrebbe venire fuori questo valore. Fatto questo, cosa ci chiede? Ci chiede calcolo il valore assoluto della carica meno Q'. Ora, il valore assoluto della carica meno Q', beh, l'avevo scritta prima quanto valeva. Valeva QR meno X fratto D meno R. Beh, sostituisco al posto di questo X col calcolo simbolico. Viene R quadro di... Ok, vi dovrebbe uscire fuori una roba fatta così.